Ci sono persone che hanno lavorato così tanto che sono riuscite a padroneggiare perfettamente le tecniche per diventare più veloci ed efficienti. Che siano lavoratori amatoriali o di aziende di grande spessore, oggi ne andremo a vedere di gente veramente assurda. Alcuni forse vi faranno dire «ma che?» e altri magari nemmeno vi interesseranno, ma ehi, almeno passiamo un po' il tempo e ci rilassiamo, che dite? Se siete già passati dal mio canale Telegram di sconti ufficiali, siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi seduraiati, partiamo! Numero 15. Vi siete mai chiesti come si tagli in realtà un'anguria? Ce lo mostra questo ragazzo in soli 30 secondi, o forse meno. Io che prendevo, spaccavo e mangiavo come un uomo della preistoria. Numero 14. Molti firmano gli autografi semplicemente con carta e penna, lasciando magari le iniziali dei loro nomi, oppure un segno che li contraddistingua. Alcuni lo fanno in un modo tutto loro, come i lottatori di sumo che invece di un nome o di una X lasciano direttamente l'impronta della loro mano. E i più famosi lottatori sono così abituati a farlo che sono diventati veri e propri robot. Numero 13. Quando ci sono conferenze importanti o messaggi di un certo spessore da far sentire ai cittadini via televisione, possiamo trovare anche alcune persone che utilizzano il linguaggio dei segni per far comprendere anche ai non udenti l'intero discorso. È un lavoro davvero utile che richiede un certo livello di pratica perché sbagliare non è ammesso in molti casi. Eppure non soltanto durante i discorsi importanti. Anche durante alcuni concerti si esibiscono insieme ai cantanti questi lavoratori. E se sono dei rapper, beh, devono muovere le mani il più velocemente possibile, questi interpreti, per starli dietro. Lo so, avete pensato a Rap God di Eminem, vero? È la prima cosa che ho cercato e ho trovato una donna che è riuscita a starli dietro durante la parte più veloce della canzone. Numero 12. Quando andavo a prendermi un kebab finivo per fare una fila disumana e aspettare a volte anche un'ora. Coloro che lo preparavano erano bravi sicuramente, ma avevano davvero un sacco di clienti, quindi andavano un po' più lentamente per non rovinare niente. Eppure ci sono alcuni che riescono sia ad avere la qualità che la velocità, tipo questo signore. Sembra quasi stia combattendo contro il suo stesso ristorante. La cosa più bella è che lo fa a ritmo di musica, ma sfortunatamente non posso inserirlo nel video. Se siete curiosi di prendere in bocca un bel panino fatto da lui, dovete solo andare in Turchia come primo viaggio quando tutto sarà finito. Però non so dove sia di preciso, eh. Numero 11. Dai kebabari super veloci passiamo ai ninja dei mochi. Parliamo di un certo Mitsuo Nakatani che ha mostrato le sue capacità al famoso canale Great Big Story, che è andata in Giappone per vederlo all'opera mentre prepara i mochi, cioè dolci tradizionali giapponesi costituiti da riso glutinoso tritato e pestato. Proprio quest'ultimo fattore è il più importante e lui, insieme al suo team, è in grado di dare 3 colpi di martello al secondo. Pazzesco, vero? Lavora da più di 20 anni in questo campo e ama preparare cibo che possa piacere alle persone. È uno dei pochi a pestarlo con mani e martello. Molti sono passati alle macchine per fare questo tipo di lavoro. Ma lui crede nella buona mano d'opera umana. Che dite voi, macchine pro o contro? Numero 10. Dicono che le macchine potrebbero sostituire molto presto gli esseri umani, ma ci sono alcuni lavoratori che possono mostrare capacità fuori dal comune. Io, per esempio, sono in grado di arrivare ben 30 minuti prima e aspettare la campanella di inizio lavoro. Beh, altri riescono a fare di meglio, come questo signore. Lui e il suo ristorante kebab sono diventati famosi per l'incredibile velocità con cui preparano centinaia di panini ogni giorno. Numero 9. Quando si è in una catena aziendale di lavoratori bisogna collaborare e andare abbastanza spediti perché di solito le catene sono fatte apposta. E quindi in una postazione possono essere messe più persone o in una linea possono esserci decine di persone per quel tipo di lavoro.
Eppure a volte ci sono lavoratori e lavoratrici, come in questo caso, che valgono pure per 10. La velocità con cui sbuccia le mele è qualcosa di fuori dal comune di sicuro. Io avrei tipo affettato mezza mela per riuscire a sbucciarla. Numero 8. In alcune parti del pianeta la tecnologia ancora non è andata abbastanza avanti. Si è fermata a causa di problemi economici e tanti altri fatti di cui non discuteremo adesso. Ma ci sono anche tante persone che si sono arrangiate. Pure senza robot o le ultime tecnologie del momento riescono a compiere il loro lavoro, come questo signore. Cavolo, sembra una molla. Potrei stare a guardarlo per ore, insieme all'interprete che traduceva il linguaggio dei segni per Eminem. In questo caso però mi chiedo le sue ginocchia che fine faranno arrivato a una certa età. Numero 7. Per tagliare una cipolla ci vuole molta forza di volontà, specialmente per non piangere e lacrimare. Molti hanno cercato le idee più bizzarre per riuscirci. Altri si sono bendati gli occhi direttamente come questo signore, che però dimostra una velocità fuori dal comune. Gordon Ramsay sarebbe fiero di lui, o forse no. Non è proprio una genialata tagliare una cipolla con gli occhi bendati, non ci provate nemmeno per scherzo. Se davvero volete evitare di piangere durante il taglio, ci sarebbe un metodo molto semplice. Cioè tagliare la cipolla sotto un getto d'acqua. Un po' uno spreco però di acqua. Numero 6. Uno dei lavori più belli da vedere online su YouTube riguarda quello della copertura. Forse non ci crederete, ma ci sono intere compilation di gente che, per esempio, ricopre i tetti delle case con altri materiali. Tipo questo signore. Alcuni come lui sono così veloci da fare quasi ad occhi chiusi il loro lavoro, e anche in questo caso mi chiedo però la schiena che fine farà. Lo dico perché anch'io durante una normalissima giornata di lavoro in azienda avevo fatto movimenti abbastanza sbagliati con la schiena e mi ero procurato dei danni seri. Mai sforzare troppo il nostro corpo in modo sbagliato. Numero 5. TikTok è un mondo veramente magico. Ne approfitto per ricordarvi di passare e dare un'occhiata anche lì al mio canale ufficiale. Comunque si riescono a scovare video di ogni genere. Tra la marea di persone che a volte mostra un po' troppo, ci sono anche i lavoratori ultraveloci. Ho scoperto grazie a questa applicazione come si dà la forma al vetro. L'unica cosa è che fare questo lavoro è veramente stressante. Immaginate se li cadesse. Numero 4. Ci sono alcuni posti in cui prendono molto seriamente le calcolatrici. Wow, non ha alcun senso quello che ho detto. Per spiegarmi meglio, vi mostro un attimo un video della lavoratrice giapponese Asuka Kamimura. È tipo quando mancano pochi minuti alla fine di una verifica di matematica e devi per forza tirare fuori le tue capacità nascoste per riuscire a risolvere tutto. È diventata così brava per riuscire a ottenere il titolo di campionessa di calcolatrici. Lo so, sembra strano, ma in Giappone a gennaio di ogni anno si tengono questi campionati che a volte contano più di 200 partecipanti. Bisogna fare un test e consegnarlo prima possibile. Ovviamente in questo test ci sono calcoli che si possono risolvere solo con questo strumento. E niente, ora sapete una cosa in più, perché manco io avevo idea di un campionato del genere. Sul serio, il mondo è incredibile. Numero 3. I vari Got Talent nel mondo hanno saputo tirare fuori dal cesto persone con capacità fuori dal comune che in casi differenti non sarebbero riusciti a spiccare. Per esempio, un pittore amatoriale ha da sempre creato quadri per sé e alcune persone del suo paese finché non è andato ad Asian Got Talent. È svelato ciò che era in grado di fare. Vilas Nayak, di 31 anni, era stato in grado di disegnare un quadro del Joker in 2 minuti e mezzo. Già di per sé una cosa fuori dal comune. Alcuni hanno detto che è stato in grado di fare un quadro da centinaia se non migliaia di dollari in pochi minuti e potrebbe diventare ricco. Ma per arrivare a questo livello lui ha impiegato davvero anni. Quindi non è proprio un lavoro da pochi minuti. Questo ci insegna come la voglia di fare possa rendere possibile ogni cosa. Numero 2.
Nei ristoranti molto affollati è possibile trovare lavoratori in grado di compiere la loro mansione a velocità disumane. Il lavapiatti, per esempio, è uno di quelli che deve accelerare il più possibile, altrimenti rischia di bloccare la catena. Alcuni sono diventati esperti in poco tempo, raggiungendo un livello quasi divino, come questo signore. Se ci provo io sicuramente rompo tutto, e non lo consiglio nemmeno a voi. Nei ristoranti di alta classe invece la situazione è diversa, meno caotica e più tranquilla, quindi difficilmente si possono trovare persone così. Numero 1. Ci sono persone che non si mettono a tavola e mangiano con tranquillità, per loro il cibo è una sfida. Per esempio questo ragazzo è in grado di far sparire una fetta di anguria in un nanosecondo. Altrimenti, se volete vedere qualcosa di ancora più spettacolare, abbiamo quest'altro ragazzo che ha scelto la difficoltà più difficile. La vera domanda è perché? Non ci provate nemmeno a casa, vi immaginate che dolore ai denti. Comunque sembra quella di mangiare angurie sia una vera e propria sfida, e di persone su internet che tentano la mangiata più veloce è pieno. Con questo concludiamo. Che dire, alcuni riescono a lavorare fin troppo velocemente, ma è impossibile farlo per una vita intera a mio parere. Noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.